Amici del web, buon pomeriggio. Siamo ancora una volta qui ad Ariano Irpino, o meglio, siamo un chilometro e mezzo da Ariano Irpino. Quest'oggi Big Wave vi parlerà di una cosa penosissima, di una cosa anche paurosissima, perché parliamo di frane e smottamenti. Nei pressi di Via Stratola. E guardate cosa sta accadendo. Molti di voi diranno che gli smottamenti esistono un po' in tutta Italia, però quando interessano particolarmente le abitazioni, pensate, stiamo a 2,5 metri dal ciglio della strada e guardate questo smottamento, ormai possiamo definirla questa frana, cosa sta combinando a questa abitazione. Guardate, c'è proprio un lasso di 10 centimetri dove la terra, il terreno sottostante, ha ceduto. Questa casa è stata evacuata per disposizione della città di Ariano Irpino, del corpo di polizia municipale, perché adesso c'è veramente il pericolo. E sicuramente le immagini non hanno bisogno quasi di commento. Guardate come si è gonfiata la struttura della casa. Pensate, questa è la cantina e a un metro ci sono già le stanze di questa casa. Amici del web, ci sarebbe ancora tanto da vedere. Intanto vi voglio ricordare che il problema non è grave, è gravissimo. Lo smottamento sembra continui a fare il suo corso. Intanto possiamo già dirvi che c'è stato il blocco per quanto riguarda questa palazzina. Ce n'è un altro probabile 50 metri più giù perché pare che la frana continui. Siamo sulla strada provinciale 10 via Stratola, a 1,5 chilometri da Ariano Irpino. Noi non vogliamo sapere colpe o ragioni, vogliono capire le persone che vivono in questo posto, su questa strada, su questi luoghi bellissimi, cosa accadrà a queste persone, cosa sta facendo la provincia, la regione, lo Stato, il pianeta. Siamo qui, fateci sapere qualcosa, per favore, grazie. Siamo arrivati, adesso siamo qui in via Pignatale, questa strada che collega Ariano con Villanova e con i paesi limitrofi, molto molto usata. Pensate un po', siamo arrivati qua, arrivati a un certo punto, la strada, guardate cosa è accaduto alla strada. Questa è una storia che si protrae nel tempo e negli anni. È stata fatta una riparazione, però è stato fatto il maquillage come una vecchia signora la si trucca per non fargli vedere le rughe. Vogliamo avvisare tutti quelli che percorreranno questa strada, specialmente di notte, che qui c'è una vera e propria crepa, quindi tanta attenzione. Siamo sempre qui in via Pignatale, a 500 metri da quella famosa voragine, perché di voragine stiamo parlando. Non abbiamo trovato segnaletica, siamo andati a curiosare sopra, non c'era niente, chissà, saranno spariti, non sappiamo cosa è accaduto. Volevo ricordare che sono decine di persone che la mattina si recano a lavorare, la sera tornano, la sera che è importante. Come potete ben vedere, qui ci sono delle vere e proprie, dei veri e propri smottamenti. Le mura che costeggiano, che delimitano appunto la strada Pignatale, sono state solo rimosse e non sono state mai più ricostruite. Ecco, così vedete cosa accade in questa zona. La domanda che vorremmo capire, ma un progetto serio, importante, di tutto ciò, se ne è parlato pure spesso, è stato mai preso sul serio in considerazione? Io vorrei chiudere con questa domanda. Se ci rispondete, fate un piacere a me e a tutta la gente di questo posto. Grazie.